comunque, per l'appunto, buona Pasqua, siamo oramai vicinissimi a questa celebrazione, queste festività pasquali sicuramente differenti, perché sicuramente in zona rossa saranno rafforzate le attività di controllo su tutto il territorio per evitare che la curva di contagio possa tornare ad aumentare. Al centro di queste attività c'è sempre la Polizia Municipale, che da un anno a questa parte affianca all'attività tradizionale quella del contrasto alle contravvenzioni, ma anche alle contravvenzioni delle normative anti-Covid. Per questo oggi è piacere di avere qui con noi in studio e di ritrovare il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Salve comandante, ben trovato. Salve, buongiorno, buona Pasqua a tutti. Altrettanto, dunque, un weekend, quello pasquale, questo prossimo, con tante limitazioni che presumo diventerà ancora più importante per quanto riguarda l'attività di controllo sul nostro territorio. Sì, assolutamente, è stata un'attività preventiva, di un coordinamento coordinato appunto dalla Questura, in cui sono state date le disponibilità, gli indirizzi e le modalità con cui si fronteggeranno le necessità legate proprio al fine settimana della Pasqua. Ovviamente ci aspettiamo un'attività impegnativa, del resto nell'ultimo anno abbiamo lavorato sempre in presenza e in strada a tutela della nostra collettività, quindi ci aspettiamo un fine settimana abbastanza impegnativo. Siamo pronti per questa evenienza insieme alle altre forze di polizia per cercare di assicurare, stiamo parlando di temi di sanità pubblica che riguardano ovviamente i nostri concittadini, quindi ancora di più ci vede convinti nello scendere in piazza per strada per garantire che le regole vengano rispettate. Esatto, ma in realtà come stanno procedendo queste vostre attività di controllo sul territorio in queste ultime settimane? In questo fine settimana, ovviamente, a differenza degli ultimi in cui praticamente sono stati individuati dei luoghi caratteristici e di maggiore attrattività per la cittadinanza e quindi c'è stato un presidio fisso, ci saranno anche una serie di presidi flessibili e mobili per cercare anche di capire le persone che si muovono in strada, se lo fanno secondo quelle che sono le modalità stabilite dal provvedimento nazionale oppure se, come purtroppo ahimè ci sta a vedere, si muovono al di fuori di queste regole. Negli ultimi periodi, nelle ultime settimane, anche a fronte della zona rossa sono state diverse le violazioni accertate, quindi verbali elevati, in particolare per il mancato uso della mascherina, per cui c'è stato un incremento, o perché si spostava i nostri concittadini oltre stabilito, quindi oltre le 22, oppure senza giustificato motivo. L'invito da parte di tutti ovviamente è sempre quello di conformare i propri comportamenti ai sensi di responsabilità, nella considerazione che ci sono tante categorie che stanno veramente in grande difficoltà, quindi comportamenti responsabili da parte di tutti ci consentono quanto prima di uscire da questa grande crisi che stiamo vivendo tutti assieme e con grave nocumento anche per alcuni risvolti di carattere economico delle categorie che sono più esposte alle chiusure. Naturalmente, ecco, bisogna tener conto anche, comandante, della condizione psicologica per l'appunto di tutti i cittadini che sono provati da un punto di vista psicologico dopo un anno intero davvero di pandemia, lo sta dicendo lei, bisogna comunque tenere ancora alta l'attenzione, bisogna controllare il territorio, però io le chiedo se a questo punto è possibile riuscire a controllare con le forze a disposizione l'intero nostro territorio. Ma guardi, giustamente lei sottolineava questo aspetto, voglio ricordare che sono da alcune settimane che noi siamo in zona rossa. Zona rossa non è equivale, diciamo, al lockdown che abbiamo avuto lo scorso anno, in cui veramente era tutto chiuso e quindi non poteva circolare nessuno. La zona rossa, con le regole di ingaggio che esistono, ci sono tutta una serie di categorie che possono operare, i cittadini si possono spostare per determinate circostanze. Quindi purtroppo, ahimè, quello che oggettivamente registriamo è che in questo momento un calo di contagi non c'è, quindi c'è necessità di mantenere ancora alta la guardia e ovviamente proprio per questo vengono coordinate dalla Questura una serie di attività legate poi al dispiegamento delle forze sul territorio, perché è chiaro che da soli la polizia, da soli i carabinieri o da soli la polizia locale non potremmo fronteggiare esigenze di questo tipo, quindi c'è la necessità non soltanto di prevedere un'attività coordinata e condivisa
tra tutte le forze di polizia, ma anche un'attività che sia flessibile. Per esempio, le faccio un esempio che stamattina è stato anche pubblicato sui giornali: ieri sera dopo le 11 siamo dovuti intervenire in forza perché c'era un assembramento. Perché stavano ancora vendendo da sport in un noto locale del centro storico, quindi siamo dovuti intervenire per ordinare la chiusura, elevare il verbale e tante attività, perché da un lato bisogna sicuramente controllare la città e il territorio, ma dall'altro lato non bisogna comunque trascurare tutti quei reati che prescindono dal Covid e dalla pandemia. Sì, infatti lo dice benissimo lei, con la riapertura delle attività, le nostre attività abituali hanno ovviamente preso piede e nemmeno ce le possiamo dimenticare. Tanti incidenti stradali, tante attività di controllo, tanti verbali, abbiamo una serie di controlli fatti in alcune zone critiche della nostra città che vanno presidiate, magari per l'uso del casco, dell'uso indisciplinato delle a due ruote in generale, violazioni legate al codice edilizio, quindi una serie di attività che noi comunque dobbiamo assicurare perché ci vengono demandate dalla legge. E accanto a queste ovviamente c'è prioritaria sicuramente l'esigenza di supportare le istituzioni sanitarie per evitare che il contagio ovviamente vada fuori controllo. Anche perché ricordiamo che inizia proprio di pochi giorni fa il ferimento di un agente della Polizia Municipale di Napoli in seguito ad un controllo ordinario. Questo dimostra il fatto che il rischio è presente anche per gli agenti in servizio e che cresce di pari passo con la rabbia dei cittadini che proprio non riescono più, cioè questo esplodere di tensione sociale. Sì, lei ricordava benissimo. Noi abbiamo avuto nella scorsa settimana due aggressioni a due agenti donne, a cui immediatamente è andata tutta la solidarietà del comando, ma delle istituzioni in genere. Una in piazza Garibaldi che si era permessa di dire a una persona che era senza mascherina che doveva indossare la mascherina ed è stata aggredita di punto in bianco, e l'altra in una zona di Secondigliano dove noi facciamo i controlli ovviamente nelle aree mercatali, dove un ambulante addirittura ha tentato di investire e di strattonare buttando a terra una nostra agente. Ovviamente le persone sono state immediatamente intercettate, sono state denunciate, si è proceduto contro di loro, ma rimane il dato che è poco qualificante della reazione violenta nei confronti di rappresentanti dell'ordine pubblico, tra le altre cose di due donne che vanno sempre ovviamente tutelate, e della gravità dei comportamenti che in alcuni momenti vengono anche in collegamento anche a quell'aspetto psicologico che lei diceva prima. C'è tanta difficoltà a mantenere ancora queste misure restrittive, ma stiamo parlando di temi di sanità pubblica che devono essere assolutamente garantiti. Basta guardare il bollettino dei morti che ogni giorno ci perviene tenere ancora altra attenzione per uscirne quanto prima. Grazie al comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito, buona Pasqua e buon lavoro, perché sarà un weekend veramente pesante per lei, e naturalmente grande solidarietà per tutti gli agenti della Polizia Municipale. A presto, comandante. Grazie, a presto, buona Pasqua a tutti, sia allo staff di Canale 9 che seguo sempre con grande simpatia per la qualità delle trasmissioni che fate, e a tutti i nostri telespettatori. Grazie di cuore. Pubblicità, ci ritroviamo subito dopo.